Buongiorno a tutti. Volevo spiegare comunque come e dove si trova la centralina airbag RAV4 del 2007-2006. Comunque la scocca non ha cambiata fino a forse 2010, non voglio vedere un sbaglio. Comunque la centralina io l'ho già smontato i pezzi. Comunque c'è questo pezzo qua, si smonta, più questo qua, li togliete questi due, togliete questi due, niente viti, poi alzate questo, poi si trova ancora questo. Io veloce, scusate perché non c'è anche il tempo per non fare un video più lungo. Poi si smonta questi. Scusate perché ti trovi tutto il polvere del mondo sotto, perché questi pezzi qua non puoi pulire sotto. Poi alzando questo poggia braccio, ti trovi con due bolloni da 6 col chiavi da 10, li smonti, più c'è accendi sigarette qua, li alzi da sotto, c'è la freccia, comunque seguendo c'è la freccia dove puoi mettere il dito. Alzi questo, stacchi il filo, io li staccherò, poi questo pezzo che ha tolto da sopra, c'è il coso qua per gli specchi, li stacchi di nuovo, la spina per gli specchi, questa qua li stacchi, piano piano per non fare danno, perché stiamo parlando di un'operazione un po' delicata. Poi centralina famosa si trova qua ragazzi, sempre quella che ti ha fatto vedere prima sul video, e questa qua io l'ho comprata del demolizione. Poi la tavolata che ho fatto io non l'ho guardato quando l'ha smontata. È un'informazione importante: quando andate al demolizione ragazzi, guardate come li smontano, la pratica, però l'estetica non li guardate loro, perché tutti i pezzi dopo vengono demoliti, buttati via. Comunque questa centralina si trova qua del RAV4. Io ho fatto fatica a trovare la pratica come si fa l'operazione, non sono riuscito, nessun video su YouTube ti spiega dove si trova. Comunque sarò al primi che mettono questi video, che ti spiegano comunque più facili trovare un video e seguirlo, perché ci metti meno tempo. Comunque qua c'è il poggiabraccio, sotto si trovano questi due bolloni, li alzi, ti trovi la centralina sotto, subito lì. La centralina, cerchiamo di togliere questa, ok, l'ho tolta. La centralina si trova qua, sono due, tre bolloni da 8 col chiavi da 13, li fai muovere questi due qua davanti, si trovano due davanti, uno ragazzi dietro. Scusate, non sono professionista per il video, comunque, perché a me mi serviva un video, qualsiasi video, solo per vedere la pratica, per mettere meno tempo possibili. Ok, questa operazione, se vai dall'elettroauto non ti basta, comunque solo montare questi pezzi di plastica ti chiedeva 70 euro al minimo, perché sono il minimo, sono un'ora e mezza di uno che è già pratico. Io già sono arrivato a 2 ore per arrivare, non ti dico dove sono andato a scavare. Normalmente sulle altre macchine li mettono sempre vicino il volante per portare subito i segnali in caso di incidente. Comunque io l'ho trovata qua ragazzi, la nostra boîte noire, come si dice. Grazie a tutti, non dimenticate, fate un click su mi piace, ciao ragazzi, scrivete il commento, non mi fa nessun problema, qualsiasi cosa potete scriverla. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao, spero che per voi questo video sarà piaciuto.